E siccome mi sono rotto i coglioni, adesso faccio una cosa definitiva. Che siccome ogni volta che faccio una prova e mi si rompe una valvola, un tubo, un cazzo, un porco, io devo scendere giù e chiudere questa porco di valvola, ok? Solo che adesso io sopra taglierò il tubo multistrato e ci metterò un'altra valvola in cucina, così quando devo fare lavori in cucina chiudo la cucina e vaffanculo. Questo vorrà dire complicare tutto. Prima cosa, valvola aggiuntiva. E mai più scalini. Mai più. Perché delinquente imbecille, io ho già una valvola qui che mi chiude il bagno. Ma questa tubazione volante, che voi non vedete, vedete impianto a norma, che porta il tubo che porta l'acqua in cucina, non ha valvola. Quindi devo tagliare questo tubo sotto, che è l'ingresso dell'acqua fredda, qui. E qui devo mettere una valvola. Ovviamente ho dimenticato la pinza giù. Perché? Perché c***o un millantatore. Ora ripetiamo insieme con me. Tubo dell'acqua fredda. Questo che scende ed è questo giù. Questo giù che continua a essere quello giù, che è questo giù. Perché? Perché ho dovuto districarli perché si incrociavano e stavo per tagliare quello dell'acqua calda, ovviamente. Ma devo tagliare questo. Io la valvola la metterò qui, all'incirca qui. E quindi procediamo. Intanto tagliamo la fascetta, che con questo coso non ci riesco. Vaffanculo, cane! Certo, se riuscissi a girare i tubi mi darebbe meno fastidio. So già che succederà. Una catastrofe. Va bene, quindi questo sopra è acqua calda. Questo sotto è acqua fredda e io metto la valvola qui, dietro la porta, così ci sbatte contro. Qui la metterò, bene. Eh sì, non posso fare altrimenti. Tagliamo e ora uscirà un mare di acqua. Ho tagliato. Anzi, esce un po' d'acqua. Ma io me ne sbatto. Abbiamo acquistato valvola e giunti, e ovviamente i giunti vanno avvitati col teflon, e quindi facciamo questa cosa. Ed ecco questo splendido muro che sarà oggetto di un futuro restauro. Adesso dobbiamo innestare questa, che ho montato col teflon, quindi perderà qui e perderà qui, già lo so. E quindi devo fare il giunto, perché deve entrare da un lato e dall'altro. Quindi adesso scoppolo questo e scoppolo quest'altro. Quindi deve entrare fino in fondo qua e fino in fondo qua. Quindi ora vediamo se riesco a prendere. Vediamo se mi si è rotta la pinza, cosa che ci manca effettivamente. Va bene, lo taglio un po' più corto, perché si fa sempre tempo a tagliarne un pezzo in più. Quindi ora devo ficcare questo, pulire con le mani sporche, pulire il tubo, ficcare questo. Poi devo ficcare l'altro. Questi sono estremamente importanti perché lui li va a stringere clampando
il tubo, e se manca questo schizza via, come è successo all'inizio di là, cosa che mi ha iniziato a fare bestemmiare come un turco ottomano con otto mani. E quindi, avendo otto mani, io non posso che praticare la bestemmia. Adesso si tratta di ficcare questo fino in fondo con una violenza inudita, poi si clampa, poi si avvita, poi si stringe con violenza inudita. Ora la stessa cosa faccio di qua, ficco con odio, vediamo come sono, se ci avvicino questi, e ora posso stringere, la mia cazzo di valvola, e la stringerò grazie all'uso di pinza and giratubi. Ora con la giratubi io devo tenere così, e con questa devo stringere con una rabbia invereconda con la chiave giusta. Ovviamente non è questa, ovviamente è l'altra. Sempre perdere tempo. Ok, e questa? Sì. E ora si va a stringere con rabbia. Come vedete gira anche l'altro, quindi bisogna stringere lì. Perché? Perché è un bastardo! Ok, io l'ho stretto tre volte e poi c'è sempre tempo per stringere, voglio sperare. Allora la stessa cosa la devo fare di qua. Se sta cazzo di porco si chiudesse, io non ne posso più di questi cazzo di lavori. Sono, è una settimana, che mi sbatto. Ecco, io devo stringere qua, se no stringerà l'altro giunto col teflon e mi rovina tutto. Quindi stringo qua, stringo con la rabbia inaudita, ecco. Ma sì, perché no? Perché non stringo bene anche l'altro? Chi me lo fa fare di aspettare? Io stringo con rabbia anche questo. Ecco, a questo punto abbiamo una valvola che finalmente ci permette di chiudere l'acqua senza fare 42 piani di scale. Come intravedete cadono calcinacci. Ma sì, demoliamo. Demoliamo un po' di cucina, forza. Che bello! È tutto a norme ISO 9001. Tutta questa roba deve venire via. Bene così. Adesso vado ad aprire l'acqua e vediamo che cazzo succede. Qui sembra tutto a posto, ma forse ho una leggera perdita qui. Una leggerissima perdita qui, ma lo lascerò così, perché comunque ora, come vedete, posso finalmente chiudere l'acqua. Vediamo, ecco, io qua faccio uscire l'acqua e la chiudo da qui. Ah, e ora sì che posso lavorare. No, io non vedo acqua, non perde acqua. Va bene, questa è fatta, la lascio così, va bene così. Adesso c'è da risolvere questo cazzo di problema. Ora devo svitare questo abortone di cagata di tubo con l'elettrovalvola del cazzo che mi sta facendo piangere per una settimana. Porco c***o. E ora devo smontare questo aborto. Che cazzo! Ok, qui c'è l'acqua, qui c'è la sua guarnizione, perfetta, vai a fare in culo. E ora devo smontare tutto questo stronzo. Ma questo stronzo come lo devo smontare? Perché io devo montare una T come Troia. La T nuova è questa. E questa va... che cazzo di metallo! Questa si spacca di nuovo, questa va qui, quindi questa deve rimanere dentro, questo altro giunto. Quindi devo smontare solo il zubinetto, che è questo.
ma devo tenermi ferma la giunzione. Questo deve stare fermo e questo deve venire via. Facile, vero? Ecco, ovviamente cosa viene via? Viene via il rubinetto. Perché? Perché è un bastardo. Ora, la cosa che vi può capitare quando fate questi lavori è che vi casca tutto nel lavandino e il lavandino si spacca. Giusto? Come vedete si è svolto il teflon perché ho svitato, non ho avvitato. E quindi il teflon è venuto via. Ma io questo glielo lascio. Perché? Perché non me ne fotte un cazzo. Fondamentalmente ormai non me ne fotte un cazzo. Questa cucina sarà oggetto di lavori pesantissimi perché tutte le pareti vanno sistemate. Perché questi tubi dell'acqua arrugginiti hanno fatto scoppiare la parete. E quindi è stato fatto questo lavoro provvisorio del cazzo di montare questi tubi volanti per al fine di poter vivere sostanzialmente. Ecco, ora io devo mettere questo qua. Che tubo del cazzo che mi hanno dato. E qua sotto gli devo mettere l'altro rubinetto lavatrice. Questa valvola la dobbiamo togliere, perché è assolutamente inutile a questo punto. E infatti la... Affanculo! Ripeto, questo lo metto qua. Sotto gli mettiamo l'altro rubinetto della lavatrice, o sopra o di lato, o che cazzo ne so, e vaffanculo. Io l'ho montato. Mano asciutta. Zero perdite. Credo di avere vinto. A questo punto devo solo montare questo. Con la sua guarnizione qui, anzi, farò di meglio. Questo lo metterò qua perché è a discesa, mi viene meglio. E questo che è più a cazzo lo metterò qui perché così un eventuale gocciolamento mi segue il tubo e mi cade giù. Questo che è un tubo che è difficile da piegare perché è quella cagata vomitata con l'elettrovalvola del porco. Vediamo se riesco a fargli fare questa curva bloccando in qualche modo. Così un eventuale sgocciolamento mi finisce nel lavandino e non in terra. E adesso posso finalmente dedicarmi, forse, ma chiuderò l'acqua con comodità dalla nuova valvola. Ecco fatto. Ed ecco che ho chiuso l'acqua. Che gioia vivere. È una gioia con questa nuovissima valvola. E guardate che splendido impianto. Uno splendido impianto. A norme ISO 9001. L'enorme ISO 9001. È veramente enorme. Perché l'ho smontata ancora? Perché io sono un coglione. Perché mi sono detto, vabbè, ho fatto queste paratie verdi, sono venute discrete. Perché non fare verde anche la parte frontale? Quindi l'ho pulita alla bella e meglio. Lascerò questa ruggine perché non me ne fotte un cazzo, ma piuttosto che vedere la ruggine, perlomeno vedremo del verde, color verde sterco, questo verde qua, che a me piace molto perché è il verde che ho usato per questa che si vede in un prossimo video, ma sta finendo la batteria della telecamera. Comunque il fatto è che appena mi sono messo fuori per provare a verniciare, piove con il sole, piove, porco...
Adesso lasciamo solo che ci piova sopra. Non vorrei dire cose ovvie, ma logicamente questo pannello l'ho pitturato al contrario, quindi la parte zincata è rimasta fuori, la parte pitturata è dentro. E io me ne sbatto. Me ne sbatto il cazzo, ragazzi. Cos'è questa? Questa è acqua. Perché ho dell'acqua? Ho dell'acqua che cade da qui. Come mai? Qui è bagnato. Perché? Ho deciso che ignorerò questo fatto. Lo ignorerò. È meglio non conoscere, meglio non sapere il perché c'è dell'acqua lì. Non lo voglio sapere. Io non voglio sapere perché c'è acqua lì. Non lo voglio sapere. Siccome mi sono rotto i coglioni di queste Torx di merda, sono andato a cercare e ho preso tutte le auto filettanti per il ferro che ho trovato, e quindi adesso le cambio tutte queste Torx del cazzo. Finalmente ce l'ho fatta. Lavatrice praticamente nuova. Nuova! Ce l'ho fatta. Si apre e si chiude perfettamente. Come vedete qui, questo segno ricorda alla lavatrice chi comanda. Quindi è giusto così. Si accende meravigliosamente. Se solo la spina fosse ficcata. Ed eccola che si è accesa. Ho anche programmato il 3 in 1, che è la programmazione per i cazzi che si usano oggi al posto del detersivo in polvere. Prima che trovi il detersivo in polvere, che secondo me è il migliore, ho fatto due lavaggi con il cura lavastoviglie. E quindi vaffanculo, vaffanculo, adesso finalmente posso lavare i piatti, vaffanculo. Dimenticavo una cosa estremamente importante. E queste sono le viti Torx.